posto al volo. No, a Camposanto, ma lì sì alla vita, sì al rispetto umano, sì al rispetto dei diritti umani, perché qui non si stanno rispettando, perché la nuova amministrazione ha deciso di... pur non guardando le esigenze della borgata, ha deciso di aprire, insomma, ricercare una porzione di cimitero all'interno della Edipomice. E qui noi non siamo d'accordo, perché l'amministrazione, un sindaco che ci rappresenta, deve prima prendere contatti con la borgata, con le associazioni territoriali, per comprendere quali sono le esigenze, le vere esigenze. Non possono fare finta di niente, perché Vergine Maria ha presentato, cioè la Pro Loco di Vergine Maria ha presentato tantissimi esposti nel passato, anche alla prefettura, insomma, dimostrando che la borgata non ha spazi, che la borgata è caotica, che d'estate siamo in prigione tutti gli abitanti, perché ci sono c'è tantissimo traffico e chiudono anche, posteggiano davanti le nostre case e noi siamo prigionieri del traffico. Caro signor sindaco, anziché farli sotto il mio balcone le sepolture, li faccia sotto casa sua. Contrarissimo, perché quest'area noi la volevamo per lo sfogo della borgata, che non ha aria sua. Rivalutazione di quest'area, e il cimitero si può fare anche là sopra dove c'è la statua della Santa Rosalia. Ma cercate di fare qualcosa per i bambini, che non abbiamo spazi. Non c'è niente in questa borgata, è morta, proprio una borgata morta, estremamente contraria, perché bisogna aiutare i vivi, i morti bacia l'anima, però bisogna aiutare adesso i vivi, i bambini, ci vogliono spazio per i bambini. La borgata già da diversi anni dice sì al recupero di quest'area per aprire la borgata con una nuova predella stradale e fare un parcheggio e riqualificare, diciamo, dal punto di vista urbanistico tutto questo spazio, che ricordiamo me l'ha confiscato. Peraltro, nell'ambito di questo percorso, che ripeto non è cominciato qualche mese fa ma è da anni in piedi, anche con la Pro Loco e le associazioni del territorio, in legge di bilancio regionale, con un mio emendamento abbiamo destinato 300.000 euro, i primi 300.000 euro di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, per la riqualificazione proprio di questo, dell'area ex Edipomice. Quindi sarebbe surreale che proprio in questa fase in cui si mette il primo passo concreto per restituire questo spazio alla borgata, si vada a fare 10 passi indietro pensando prospettive progettuali che probabilmente sono assolutamente lontane, peraltro non risolutive neanche per la questione cimiteriale.